Un percorso ciclistico di circa 85 km che unisce due regioni, quelle di Abruzzo e Molise, mettendo d'accordo le istituzioni delle tre province L'Aquila, Chieti e Teramo. Un'aspirazione comune è quella di valorizzare l'offerta turistica del territorio e offrire al ciclista un tragitto sicuro che unisca i paesaggi montuosi e collinari dell'entroterra agli scenari della costa adriatica. Noi abbiamo elaborato questo tipo di progettazione sulla base di quella che è la riconversione di un'opera che caratterizza il collegamento storico della Val di Sangro e dell'Alto Sangro, le vecchie provinciali. Un'opera che ricalca questo tracciato, è un'opera che peraltro ridà senso, vita e importanza a tutti quei centri che poi con l'arteria della Fondovalle Sangro sono stati tagliati fuori. La ciclovia del Sangro, che è stata presentata ieri al Teatro Tossi di Castel di Sangro, parte dal lago di Alfedena e, attraversando Castel di Sangro, porta alla scoperta di borghi inediti e paesaggi di interesse nazionale, come quelli del Parco della Maiella e del Gran Sasso. Credo che sia un sogno che diventa realtà per il sindaco di Castel di Sangro, per l'attuale presidente della provincia dell'Aquila, che sta lavorando su questo progetto da tanti anni. Oggi si parla tanto di sviluppo del turismo, di accessi sostenibili, ma soprattutto di un turismo sostenibile con le bici e con i cammini. L'itinerario, che fa parte di un progetto di mobilità sostenibile più ampio, continua sulle sponde del fiume Sangro e attraversa le riserve storiche fino ad arrivare alla Via Verde sulla costa dei Trabocchi. La percorrenza può essere divisa in tre fasce. Sicuramente c'è una parte molto lunga, di oltre 40 km, che è di facile utilizzo per tutte le utenze, e poi ci sono due fasce di media e alta difficoltà, ma con piccoli tratti e quindi comunque ormai con i mezzi assistiti percorribili di fatto a tutti quanti. La presentazione è stata organizzata anche per rendere ufficiale l'accordo tra gli enti coinvolti, che avranno il compito nei mesi a venire di finanziare altri lavori di recupero ed ulteriore messa in sicurezza del percorso, nonché quella di favorire nuove iniziative economiche che stimolino nuova occupazione nelle aree interessate. All'interno ci sono già una serie di attività per ricevere turisti, per ricevere visitatori. Questo credo che è un tassello importante che riesce per riuscire a far decollare, insomma, l'Abruzzo e le zone interne, il Molise e le zone interne, che dà la possibilità di un riconoscimento alle nostre regioni.